In questa lezione analizzeremo l'audio editor di Studio One. Infatti, oltre al MIDI editor che abbiamo già visto, Studio One possiede un suo interno audio editor, ma la funzione di audio editing può essere applicata in due modalità diverse. Uno è l'audio editor interno per ogni singolo file, l'altro è l'editor audio che possiamo applicare direttamente nella finestra di arrangement. Analizziamo prima le potenzialità dell'audio editor applicato all'interno della pagina di arrangiamento. Prendiamo ad esempio questa traccia, Spire. Possiamo esercitarci con la song equidistante che troviamo all'interno del corso, quindi scaricandola sempre dai file del corso. Trovate tutti gli stems delle song che utilizziamo per gli esercizi e già analizzando la semplice forma d'onda che viene qui mostrata, facciamo familiarità con gli editing di base. Il primo, facilissimo, è l'editing che fa riferimento ai pulsanti che troviamo qui in alto, alla toolbar, e possiamo quindi applicare questo tipo di operazioni direttamente sulla traccia. All'interno di Studio One, la traccia che selezioniamo viene chiamata evento. Recandoci all'estremità dell'evento, possiamo accorciarlo o allargarlo in base allo snap che abbiamo qui in alto e quindi al quantize che stiamo utilizzando. Quindi spostandoci su un quantize più ampio, sì, il nostro editing si muoverà sui quarti, come vediamo, oppure sulle misure. Come vediamo, si aggancia al termine della misura. Questo è comodo per poter togliere magari delle parti del file audio, quindi dell'evento, che contengono ad esempio dei rumori di rientro o dei rumori di fondo. Oppure per poter creare dei loop di alcune sezioni dell'evento. Ad esempio, spostiamoci qui all'inizio del chorus, vogliamo tagliare la prima misura, andiamo sul nostro taglierino o clicchiamo sul pulsante 3 della tastiera. In questo modo abbiamo un evento più corto, togliamo l'evento originale e applicando una copia con Command D possiamo copiare il nostro evento lungo tutta la linea. Questa è una copia fisica dell'evento. Ovviamente possiamo eventualmente cancellarne delle parti, quindi creare dei loop ad intervento durante il chorus in questo caso, ingrandendo, familiarizzare con quello che viene chiamato fade in, fade out, ossia andando in alto sull'evento troviamo un piccolissimo triangolo che tirato ci permette di creare un crossfade in ingresso nel nostro evento. In questo modo abbassiamo ovviamente l'attacco e quindi creiamo un crossfade di volume direttamente nell'evento senza programmare il nostro fader del mixer. Questa operazione è comoda perché quando c'è un momento in cui l'evento viene incollato, come vediamo in questo punto, ingrandiamo, troviamo che porzioni dell'evento precedente arrivino a suonare vicino al nuovo evento e il nuovo evento risulta tagliato, quindi manca una parte, come vediamo, dell'evento. Per metterla in evidenza andiamo nella parte sottostante dell'evento e draghiamo. In questo modo tiriamo fuori la parte del nuovo evento e spostiamo ovviamente di conseguenza anche il termine del primo evento. Se noi invece lo facciamo da sopra, creiamo una situazione di sovrapposizione o overlapping viene chiamato. In questo caso verrà suonato questo evento, ma sotto viene mantenuto quello vecchio. Se noi ci spostiamo sopra, come vediamo, appare una croce. Se ci spostiamo sotto, abbiamo il mouse e cliccando all'interno possiamo spostare il nostro attacco. Sopra possiamo continuare a selezionare l'evento e eventualmente tagliarlo con il cancel. Se noi volessimo modificare questa coda, basterà fare un fade out, quindi una chiusura del volume dell'evento. In questo modo non ascolteremo l'attacco del nostro evento e attraverso il quadratino che troviamo al centro del fade possiamo creare un fade logaritmico o esponenziale, comodo per ammorbidire la chiusura, ad esempio dei fade out degli archi o di altri strumenti come i pads o i fiati delle voci. Sovrapponendo le due parti e premendo X creiamo un crossfade tra i due eventi. Questo crossfade può essere espanso e assumere le stesse caratteristiche del fade che abbiamo visto prima, quindi esponenziale o logaritmico, per far sì che il suono quando arriva al fade non si abbassi troppo se stiamo comprimendo
collegando due tracce che debbano mantenere la stessa dinamica, useremo quello logaritmico. In alternativa useremo quello esponenziale. Questo ci permette anche di estrarre la parte mancante del file, come vediamo, e quindi il fade è in grado poi di essere più morbido, quindi il passaggio dal primo al secondo evento sarà più morbido e meno diretto, quindi creeremo meno click all'interno del nostro arrangiamento, quindi quei fastidiosi tic che si sentono spesso sono dati proprio dall'incontro dei due eventi che non possiedono un crossfade. Un crossfade minimo può essere fatto arrivando alla fine dell'evento e tenendo premuto X, lui ne creerà uno automatico in grado di gestire nella maggior parte dei casi questo problema, oppure spostandoci sotto potremo spostare il fade in un punto più consono, evitando anche di far apparire nel fade la prima parte del termine dell'evento 1. Queste operazioni di crossfade sono quelle più utilizzate all'interno dell'arrangiamento direttamente senza andare nell'editor audio. Al centro dell'evento, cliccando, troviamo un piccolo quadratino. Questo è il trim dell'evento, ossia il volume dell'evento stesso. Quindi possiamo, nel caso avessimo più eventi copiati, cambiare il volume di ogni piccola clip semplicemente trascinandola. Come vediamo, ci mostra anche il primo valore, ci mostra che è a 0 dB, e il secondo valore è la differenza rispetto all'ultimo valore. Ad esempio, abbassiamo di 6 e ora, quando torneremo a cliccare sopra, avremo 6 meno 6 dB, differenza 0. Ora potremo scegliere, per esempio, di abbassare altri 6 dB rispetto ai 6 dB e avremo sotto una differenza. Come vediamo, viene mostrata al lato la differenza rispetto ai meno 12 dB che avremmo a sinistra. Questo per mostrarci ogni volta che, partendo da un punto, sappiamo quanto è stato abbassato rispetto alla clip originale e il nuovo valore di differenza che vorremmo aggiungere. È un ottimo strumento visivo per questo tipo di lavoro. Per tornare al volume originale teniamo premuto Command Click. La matita ci permette di disegnare un audio event all'interno della nostra traccia. È utile in alcuni casi quando abbiamo bisogno di aggiungere un pezzo di audio all'inizio della traccia, quando spostiamo, a volte quando esportiamo gli eventi. L'icona sotto che ci mostra questa catenella sta ad indicare le funzioni di Dissolve Audio Part e Merge Audio Part. Infatti noi possiamo ad esempio scegliere di trasformare questa serie di eventi in una audio part e poterla poi spostare all'interno dell'arrangiamento in maniera più semplice, quindi quando dovremo copiarla. Ovviamente i file sono ancora suddivisi all'interno di questa audio part, li possiamo vedere cliccando e andando nell'editor della traccia audio, vediamo che appunto sono ancora tutti suddivisi, quindi è possibile in ogni momento tornare indietro dissolvendo la parte audio. Audio, dissolvi audio parte. Il mute tool ovviamente muta le parti o gli eventi che non ci interessa ascoltare. Il Band Tool ci permette di applicare invece il nostro file audio all'interno. Come vediamo, possiamo agganciare qualunque e strecciarlo al prossimo. Questo è un sistema molto comodo per poter riallineare manualmente alcune tracce che non funzionano all'interno degli arrangiamenti. In questo modo possiamo riallineare delle parti suonate male di basso, di batteria o di chitarra per poter stare più a tempo nell'arrangiamento. È un tool molto utile per questo tipo di sistema di allineamento. È comodissimo anche per riallineare i cori alle voci qualora volessimo il coro esattamente in linea con la traccia di voce. Avviene anche in maniera più selettiva, ma lo vedremo più avanti. L'undo su Studio One è infinito, quindi possiamo tornare indietro sui nostri passi in ogni momento senza perdere mai nulla. Questo undo funziona non soltanto sull'editor, ma anche sul mixer e su tutto il resto di Studio One. Il Listen Tool ci permette di scegliere il punto da cui partire per ascoltare il sample. Le altre funzioni sono l'Audio Band e il Strip Silence, oltre al Quantize e alle macro. Quindi sempre in questa posizione possiamo ad esempio utilizzare le funzioni di Audio Band che abbiamo visto in maniera manuale in questo punto e renderle più automatiche, in questo caso applicando un algoritmo standard o sensitivo che analizzi la traccia e trovi e cerchi appunto i transienti di ogni singola sezione. In questo modo potremo poi applicare un quantize molto più stretto e funzionale. Oppure, come vedremo nell'editor della batteria, utilizzare l'audio band per allineare velocemente i microfoni della batteria attraverso i suoi algoritmi di Elastic Pro o Elastic Pro Monophonic Format.
per nascondere i band markers togliamo l'occhio. Lo strip silence, come vedremo poi anche sempre nella funzione di editing della batteria, taglia, quindi crea dei tagli nei punti di silenzio della traccia. Facciamo un test, alziamo il threshold. In questo modo, come vediamo, ha tagliato dei momenti di silenzio in alcuni punti. Sentiamolo da solo. Quindi tagliando effettivamente le ripetizioni dei delay, ad esempio. Molto utile quando vogliamo creare dei synth molto più meccanici e più innovativi. Lo troviamo poi approfondito nell'esercizio sull'editing della batteria audio. E ovviamente il Quantize, che funziona anche in modalità audio. Quindi quando premiamo Q sulla nostra traccia audio vengono rimessi in evidenza i band markers, che subiranno poi ovviamente delle variazioni in base al nostro tipo di quantizzazione, come vediamo. Quartine. Ogni volta che troviamo questo piccolo ingranaggio disegnato in fondo alla nostra, al nostro evento, alla nostra clip in questo caso, sta a significare che un'operazione di calcolo viene applicato sull'evento. In questo momento stiamo applicando il time stretch, che viene utilizzato per lavorare con il quantize. Nel momento in cui la traccia non subisce alcun tipo di variazione, sparisce, come vediamo, il simbolo di elaborazione. Nella sezione macro troviamo tutte le macro relative al music editing, ossia appunto la possibilità di trasporre ad esempio l'evento in base ad alcune ottave, quindi le modalità di cambio del pitch, della velocity sul tempo, del legato tra le varie parti audio e il quantize note. Le altre applicazioni di carattere rapido sulla nostra clip, quindi sul nostro evento, avvengono con il tasto destro del mouse. Qui dentro accediamo alla possibilità di lavorare sul file tempo, quindi cambiarlo, trasporlo direttamente da qui, abbassiamolo di un tono, come vediamo è molto rapido, fare appunto delle variazioni di tuning, aggiungere i band markers che abbiamo visto prima, il time lock che permette di agganciare l'evento alla tempo track e non poterlo più muovere in alcun modo, quindi non possiamo più spostarlo da nessuna parte. È comodo se vogliamo tenere fermi i sample e vogliamo appunto evitare che si muovano magari nelle fasi di editing. Lo stesso vale per l'edit lock, che permette di lockare e quindi chiudere il file evento e renderlo impossibile alla manipolazione, quindi non potremo più applicare alcun tipo di algoritmo o modifica a questo file. Sotto troviamo tutte le altre funzioni relative appunto alle ultime operazioni eseguite, e nella sezione audio troviamo tutto ciò che riguarda le modifiche che possiamo fare in questo tipo di editing all'interno dell'arrangiamento, quindi il normalize, che porterà la traccia a un volume di normalizzazione in base al picco più alto che trova all'interno dell'evento, il reverse audio rapidissimo, lo strip silence che abbiamo visto sopra, l'edit with Melodyne. Nel momento in cui abbiamo installato Melodyne possiamo caricare velocemente all'interno della finestra di editor di Melodyne il nostro file audio, quindi in base all'algoritmo che lo analizza, ad esempio il polifonico, possiamo scegliere di modificare anche armonicamente ciò che accade all'interno del nostro file audio in maniera molto molto veloce. Melodyne poi estrae anche le informazioni di carattere MIDI, e quindi possiamo generare un file MIDI direttamente dal file audio editato all'interno di Melodyne. Una volta applicato il processing di Melodyne o di altri plugin che lavorano con questo sistema, come ad esempio Vocaline, troviamo qui nell'Event FX la possibilità di renderizzare l'applicazione di Melodyne, quindi trasformare in file audio ciò che Melodyne ha modificato. La modifica, una volta applicata la modifica, vedremo che viene automaticamente generato un fade out ed un fade in, quindi facciamo attenzione a queste operazioni. E qui sotto viene indicata una iconcina di freccia con scritto FX molto in piccolo, che sta ad indicare che è stato applicato un algoritmo di Event FX a questo sample. Torniamo indietro. Come vediamo, quando non è applicato nessun Event FX, questo rimane sganciato e quindi non disponibile. L'Event FX è sostanzialmente un effetto, quindi anche un plugin applicato solo ed esclusivamente
a questo clip. È un'operazione interessante di Studio One, perché così possiamo applicare il singolo effetto non alla traccia ma alla clip direttamente. Abilitandolo infatti possiamo accedere ad una sezione di Insert Effects in cui ad esempio aggiungere in questo caso un EQ con un effetto particolare come ad esempio quello telefonico e far sì che coinvolga solo questo clip, quindi avere l'effetto esclusivo per la clip è utilissimo. Quando noi ad esempio vogliamo applicare appunto un effetto particolare alla clip oppure correggere una singola lettera o una singola parola all'interno di un cantato dove il cantante probabilmente si è o voltato o spostato dal fuoco del microfono e quindi ha assunto un suono diverso da quello contenuto all'interno di tutta la traccia vocale. La clip ovviamente poi può subire, come vediamo, tutte le altre variazioni come lo speed up, il transpose, eccetera, eccetera. Se vogliamo renderizzare l'effetto, clicchiamo su oppure torniamo indietro e togliamo. Abbiamo poi la possibilità di creare dei volume envelopes oppure e quindi delle variazioni di volume automatizzate. Per esempio l'automazione dell'auto crossfade direttamente, immediatamente sui vari clip. Come vediamo appare subito l'icona del crossfade applicato, che è questo quadratino che troviamo qui al centro, oppure il fade in at cursor. Quando noi ci spostiamo ad un punto, per esempio vogliamo un fade in da qui fino a questo punto, andiamo su fade in at cursor e automaticamente viene generato il fade in fino a quel punto. Lo zoom della forma d'onda è molto ampio, come vediamo, ci porta fino ad una risoluzione molto molto alta ed è anche più smooth rispetto al solito. Questa opzione può essere modificata all'interno delle preferenze sotto l'opzione Advanced Editing Draw Smooth Waveforms. Qui all'interno troviamo ovviamente la creazione di crossfade, l'aumento e la diminuzione del volume della clip attraverso l'opzione Alt e più e meno della tastiera numerica. Ad esempio Alt più e meno aumenta velocemente il volume di 6 dB. Il Detect Transient, che ci permette appunto, come il Band Markers, di trovare immediatamente il transiente del nostro file. La Detect Transient è riferito proprio al transiente stesso della forma d'onda, non allo Zero Crossing, che può essere sempre trovato attraverso lo Snap to Zero Crossing. Quindi possiamo spostare il nostro transiente attraverso l'opzione Band Tool, cliccando sul transiente tenendo premuto Alt. Modo lo spostiamo in un altro punto. Se invece vogliamo allineare il transiente esattamente al beat, lasciamo la nostra icona Band Tool accesa e lo spostiamo direttamente sullo snap. In questo modo la forma d'onda rossa o rosa in questo caso ci mostra l'avvenuto pitch shifting e time stretch sulla singola porzione. Questa è una maniera molto rapida per identificare quali di queste parti sono state impicciate, quindi stretchate, per poter lavorare sul transiente agganciato alla griglia. Possiamo poi appunto rimuovere i band markers o split at band markers. In questo caso avremo il taglio diretto, comodissimo quando dobbiamo editare più samples, dell'evento in piccoli eventi subito lavorabili. Le funzioni di detect chords e extract chords to track non sono presenti all'interno di Studio One Artist, ma fanno riferimento a Studio One Pro. Le analizzeremo più avanti. Il Select in Pool ci mostra direttamente nel pool dove si trova il nostro file audio ed è comodo per rintracciarlo velocemente. Possiamo poi, una volta selezionato il nostro sample, inviarlo direttamente a Sample One ed averlo sotto mano per poterlo manipolare, oppure inviarlo direttamente, e questo è anche molto comodo, all'impact. Ad esempio, se noi facciamo un split band markers e poi send to new impact, in questo modo avremo tutti i pezzi direttamente già pronti e selezionati nella finestra di impact per poter essere suonati subito con il nostro Atom, ad esempio. Una funzione comodissima quando dobbiamo mappare una batteria. Questo per quanto riguarda tutte le possibilità che abbiamo a disposizione. Le altre funzioni di editing fanno riferimento ovviamente al quantize, come abbiamo visto anche nel MIDI, e allo snap, oltre alla funzione ripple edit che abbiamo visto in una lezione apposita e che, vi ricordo, ci permette di, una volta accesa, di avvicinare il prossimo sample quando ne cancelliamo uno interno. In questo modo si accorciano i sample
e quindi si avvicina la parte al punto dove occorre. Andiamo ora ad analizzare le funzioni di editing contenute nell'editor interno della traccia audio, quindi l'editor interno dell'evento.